Grazie Presidente, lascio il video disattivato perché ho problemi di rete. E dunque, questa mozione fa riferimento al servizio di trasporto scolastico, che è un servizio che rientra tra quelli che il Comune di Roma Capitale eroga come supporto all'attività scolastica e che contribuisce tale servizio a garantire proprio il diritto allo studio, l'effettivo diritto allo studio. Ora, Roma Capitale eroga questo servizio per gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e fino al completamento degli studi. Per gli alunni diversamente abili, dico, e quindi è un servizio estremamente importante che però stenta ad avviarsi all'inizio dell'anno scolastico, tant'è che da più parti, proprio all'avvio dell'anno, vengono segnalati dagli utenti diverse criticità. Criticità che dipendono dal fatto che mancano gli insegnanti nelle scuole e quindi per i ritardi evidentemente o per le procedure legate alla nomina e quindi all'assegnazione dei docenti nelle singole scuole e quindi mentre si garantisce il trasporto casa-scuola, così non è per il trasporto scuola-casa. Perché si viaggia con un orario provvisorio che diventa definitivo appunto nel momento in cui le singole scuole possono godere dell'organico completo. Quindi che cosa si chiede con questa mozione? Si chiede che si avvii veramente un percorso sinergico tra i diversi gradi delle istituzioni, quindi ufficio scolastico regionale, dirigenti scolastici, attraverso magari un protocollo d'intesa che superi questo scoglio. Tra l'altro è un problema storico, un problema vecchio, perché effettivamente gli insegnanti vengono assegnati alle varie scuole con ritardo. Quindi si chiede con questa mozione appunto di avviare un'interlocuzione istituzionalizzata, direi, perché l'esperienza ci insegna che se non si mettono a sistema i confronti tra i diversi gradi di istituzione diventa complicato arrivare a una soluzione. Quindi si chiede appunto, si impegna la sindaca e la giunta, ovviamente per le parti di competenza, a valutare la sottoscrizione, la stesura e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, dirigenti scolastici, ufficio scolastico regionale, affinché venga garantito un avvio. Come dire, organico dell'anno scolastico in modo poi da offrire il servizio del trasporto in maniera già all'avvio dell'anno e quindi di impegnare gli uffici tramite gli assessori di competenza ovviamente ad effettuare tutte le azioni necessarie per far sì che quel trasporto possa iniziare in maniera regolare. È importante sottolineare che con il nuovo bando, lo voglio ricordare, con il nuovo bando sul trasporto scolastico si è superato il problema di un trasporto differenziato tra alunni normodotati, alunni con disabilità e quindi siamo arrivati a mettere insieme gli studenti che appunto godono di questo servizio e quindi si è avviato proprio con il nuovo bando un'attività di questo tipo. Ed è quindi importante, tra l'altro proprio oggi si sono aperte le iscrizioni per l'iscrizione al trasporto scolastico, quindi credo che sia importante avviare questo percorso di interlocuzione proprio per provare, dico provare, a superare questo scoglio. Grazie Presidente, ho finito.